Va bene, ok, dai, io non mi vedo, ma non importa, l'importante è che si Noi ti senta. vediamo benissimo. Noi Io ti vedo solo, vediamo, sei bellissima. io vi dico solo cosa Esatto. vedo. Vedo tutto nero con una bolla azzurra in mezzo dove c'è scritto finito di Ah! parlare. Dove c'è Basta. scritto? Finito di parlare. Ah. Non Ok. schiacciarlo. Continuiamo. Mi spiace che non ci vedi, ci dovrebbe essere un No. comando speaker view. No, Vedere non chi mi rifà. parla No, male. O già non che sei riuscita a collegarti, io ti terrei qua allora, così senza farti esatto, no, fare vedo c'è una scritta modalità guida sicura, però io non... Non stai guidando. Comunque, noi ti vediamo benissimo. Tu, No, Marta, hai iniziato a ragazze. registrare? Scusami, Teresa. A Teresa, scusami, registrare. se te pigi su Tap to Speak, poi ti compaiono dei pallini sotto. I Ne pallini ce premiano l'ho. qualsiasi. Ne premiano qualsiasi, ti dovrebbero comparire tutte le facce. Brava Federica. Bravissima, Allora, avete Fede. capito La mia dimestichezza? Io è come se avessi 90 anni, tutte le cose della mia vita. Digital divide. Ciao Teresa, Bene. allora, noi abbiamo iniziato un attimo a parlare del tuo romanzo, intanto che ti aspettavamo. E adesso Marta magari fa una breve presentazione Sì. È tua e poi abbiamo già un sacco di domande da farti. vero. Quindi sì, come diceva la mano, abbiamo approfittato per parlare malissimo di te mentre tu non riuscivi a collegarti. Allora, io sono abituata, andate tranquille perché sono abituata agli insulti peggiori, alle cose peggiori, quindi voi andate tranquille, In non mi realtà no, offendo. in realtà non è vero perché non erano cose brutte, anzi, stavamo dicendo in questo momento quanto il tuo stile sia particolare e solo in apparenza semplice perché si vede quanto lavoro c'è sotto e c'è dietro. E, una breve presentazione, sì, ci tenevo a farla perché io ti seguo da sempre, dai tuoi primi romanzi. E mentre forse i più ti hanno conosciuta con La più amata, il romanzo candidato allo Strega, ma io avevo iniziato da I giorni felici e poi quindi appena uscito Il mio paradiso deserto ho letto, mi sono precipitata a leggere anche quello e è interessante secondo me vedere, leggerli anche in ordine i tuoi romanzi perché tanti temi ricorrono, tornano. Nella più amata il personaggio principale si chiama come te, ma secondo me si intravedevano già alcune caratteristiche, diciamo, in questi romanzi che l'hanno preceduto. Cioè, I giorni felici parla di questa bambina prodigio che poi finalmente partecipa allo Zecchino d'Oro, su cui si concentrano tutte le aspettative, le ansie paterne. C'è già il tema anche quindi della rivalità con i fratelli. E il tema della famiglia, un po' come luogo un po' patologico in cui si innescano dinamiche familiari che poi producono conseguenze per tutta la vita nei bambini che si trovano a vivere determinate situazioni da piccoli. E così nel mio paradiso deserto, questa giovane donna, Marta Bonifazi, che da piccola è la bambina bionda perfetta, adorata, e poi si trasforma in un'adolescente, in una giovane donna problematica, con problemi di peso, che è aggressiva verso se stessa, verso gli altri, per poi arrivare appunto alla più amata, che è il romanzo che abbiamo letto insieme commentato. E quindi è come una sorta di leggere le tue opere, tutte quante, sembra quasi di leggere invece dei capitoli diversi di una stessa saga familiare che man mano si stratifica, diventa più complessa. Caschio sempre lo stesso romanzo. Purtroppo, no, purtroppo un po' è vero. Dici tu qualcosa su questo? Beh, no, allora, guarda, prima della più amata sono stati tutti tentativi di avvicinamento, però in realtà molto, molto, se vuoi, inconsapevoli. Quindi andavo a istinto e c'era tantissimo non detto. Ora esiste un romanzo, un romanzino
il mio primo romanzo uscito per Stile Libero, non mi ricordo cos'era, il 2000, cioè, comunque 20 anni fa, agghiacciante, bruttissimo, però è molto interessante a livello psicologico, perché lì è tutta una proiezione di una ragazzina ricca, cioè i luoghi sono quelli della più amata, cioè la stessa casa, la piscina, lei non è di Orbetello, ovviamente sì, una ragazzina di Roma, si innamora di uno del luogo, una schifezza di libro, però... Cioè, quello non lo leggere. No, ecco, non lo leggere, non lo leggete, però la curiosità, cioè la cosa interessante è che gli elementi messi in quel libro, e che sono una rappresentazione di me, come io sarei voluta essere in qualche modo, e, cioè, insomma, io ci metto, impiego 20 anni a dire che, a raccontare che sotto quella piscina c'era un bunker, per esempio, a andare in profondità, a raccontare la ragazzina che era di Orbetello, non era per niente di Roma, e, cioè a raccontare l'inadeguatezza e anche la sofferenza e anche la verità, che poi non esiste la verità, però la verità rispetto alla distanza dal dolore. Il primo libro era molto distante dal mio nucleo di dolore di scrittrice, perché anzi era tutta un apparecchiare un inganno. Mentre invece la più amata è spogliato di qualsiasi difesa. Ora, al di là di quanto sia reale, non reale, quanto ci sia inventato o no, il rapporto fra invenzione e realtà, però sicuramente è un romanzo dove l'io narrante si mette, si spoglia e non è... Oltretutto non nasconde di essere una persona abietta, una persona piccola, cioè alla fine nella più amata il personaggio peggiore è proprio la voce narrante. Perché questo, interrompetemi, No, vai, sì. Vado? Vai. Nel senso, perché questa è una mia idea di letteratura, cioè io penso che, però è anche un'idea molto rischiosa, e che... a me interessa farmi carico del, ora non voglio dire proprio il male, però della parte dell'ombra, di quello che non funziona, che non va, cioè non sopporto che, o comunque non è secondo me una letteratura potente, comunque a me non si addice quella letteratura che individua il malessere, quello che non va, il male e l'ombra, e lo indica mettendosi invece dalla parte del bene e dalla parte del giusto. Io penso che sia molto più interessante, anche più sicuramente più irritante, più sconvolgente, farsi carico di questo buio, vogliamo dire, e quindi mettersi in mezzo, raccontarlo da dentro e raccontare, cioè, proprio la bassezza umana, facendosene carico. Questo ovviamente è un cortocircuito terrificante, perché se uno non è, cioè io con i romanzi precedenti, diciamo, li leggevano le mie amiche i romanzi precedenti, non è che avessi un pubblico, avevo tre lettori, ecco, e questo mi permetteva una grandissima libertà. Quindi ovviamente quando io mi sono messa a scrivere La più amata, non è che ho pensato, Dio, chissà come reagirà il pubblico, e chi, dov'era il pubblico? Cioè non esisteva un pubblico. Quindi io sono stata libera di fare questo esperimento, di manipolare la memoria, manipolare anche i personaggi, i ricordi. Quindi, diciamo, anche forse l'azione peggiore che ho fatto, io sono quella di prendere... Sento male, scusate. No, adesso c'è stata un'interferenza, ma adesso ti si sente bene. L'azione peggiore che io ho fatto, che è proprio il romanzo in sé, è prendere i miei genitori morti e usarli come volevo. Cioè, è un atto di manipolazione, anche di onnipotenza. Cioè io descrivo il padre che è un uomo che usa e manipola le persone, e poi col romanzo faccio esattamente, replico la stessa, diciamo, azione di potere, di onnipotenza.
Quindi, diciamo, c'è molta riflessione, molto azzardo dietro questo libro, scritto e riscritto tante volte. Ora mi fa piacere che tu dica, sembra una struttura molto semplice, in realtà è molto, cioè non è, ecco, non è una scrittura di getto. Io lavoro tantissimo, poi dopo i risultati lasciamo perdere, però lavoro tanto, lavoro in sottrazione, lavoro nella più amata, mi interessava che la lingua, che anche i dialoghi restituissero l'idea di un corpo familiare. Quindi tante volte i dialoghi non vengono attribuiti, non si capisce, poi lo capisci che se la ragazzina a parlare o no, però sembra quasi... appunto, sì, un flusso di coscienza. Certe volte io leggo i commenti, dicono, no, capirai, un flusso di coscienza, un diario. Beh, prima di tutto lo è un flusso di coscienza di un'intera famiglia. Quindi già è una... tante voci. Sì, no, che okay, già... un pochino mi nervosisce quando io vedo l'Olicina come lo sfogo, il diario di una pazza. Però Teresa, c'è anche questo ritmo paratattico molto incalzante, perché comunque sì, nella lettura tu incalzi ad andare avanti, cioè hai un ritmo, hai una velocità anche al lettore. Sì, però c'è questa cosa che non viene molto notata, cioè appunto, ripeto, mi è capitato ieri perché c'era uno che insisteva, mi diceva, no, ho scritto un commento, vatti a vedere i commenti, io ho detto, guardi, non lo conoscevo. Per favore, non mi faccia fare questa cosa, perché io non leggo, non, ho deciso che non leggo i commenti, poi mo sono stati tanti anni. No, vai, ma tipo stalker, alla fine per togliermi dalle scatole sono andata. Ma perché uno deve subire questa umiliazione, questa violenza? E no, c'erano tantissime persone che dicevano appunto, ma il diario di una poveretta. Allora, quel diario lì, in realtà, ripeto, per me c'è stato uno studio su un linguaggio che era un linguaggio familiare, era un'intera famiglia a parlare, e tante volte i piani del discorso, oltre alla persona che diventa prima, terza, seconda, tante volte si parla, si rivolge a se stessa, ma poi diventa il padre, diventa la madre, nel senso che è veramente il corpo famiglia a parlare, è un dolore condiviso, autoprocurato da quella stessa famiglia, ma poi dopo non è importante che sia il padre, cioè parla la famiglia, e quindi quella famiglia in qualche modo è responsabile di quel dolore e accusa quel dolore, non importa chi è il vero responsabile e chi lo accusa più di tutti, ecco. Quindi se vogliamo, siccome io ho lavorato tantissimo su questo, insomma, un lavoro di anni di scrittura, poi e dopo, quindi questa cosa dello sfogo del diario mi colpisce molto. Immagino, io non ho letto questi commenti che tu citi così, che liquidano. Vabbè, per dire, ma basta che faccio qualunque. Però immagino lo sconcerto, perché invece io percepisco, l'ho sempre percepito, ma sempre di più poi, soprattutto in quest'ultimo romanzo, che poi non è l'ultimo perché c'è Matrigna, sì, che ho letto e che consiglio anche quello, e in cui si approfondisce di nuovo ancora altri. Però poi ti dico una cosa su quel libro. Certo, e quindi invece la complessità è intanto di un lavoro di autoanalisi molto lungo, che si vede, di scavo interiore, perché per arrivare a essere anche così implacabili con se stessi ci vuole un lavoro grosso, e emotivo, e lungo, e faticoso. E poi lo stesso tipo di complessità e di lavoro lo percepisco nello stile di scrittura, che appunto... con frasi brevi e in apparenza asciutte e semplici, in realtà fa intuire quanto c'è appunto di sottrazione. Esatto, quanto è stato tolto! E di semplificare, ma per arrivare a quel risultato che tu volevi ottenere, che è anche un po' di mimesi di questa fatica del ricordare, un ricordo che è reinvenzione di un passato, esatto, sempre, no? Per tutti noi, non solo quando decidiamo di trasformare, come tu hai fatto in questo caso, la nostra vita o in parte...
in letteratura, ma sempre quando ci si ricorda del proprio passato ci si reinventa da capo. Totalmente. Decide che versione di sé raccontarsi e raccontare agli altri. Per me nella frase sono due diciamo, qualità che ricerco. Una è la contraddizione, cioè che nella stessa frase ci sia l'affermazione e il suo contrario. E quindi che tu non stai dando nessuna verità, cioè tu finisci la lettura che purtroppo trascini il lettore in una maggiore confusione rispetto alla vita, al dolore, all'amore, a tutto, alla famiglia soprattutto. Ma perché poi è vero, la famiglia a me interessava anche riuscire a rappresentare proprio la forma della famiglia. La famiglia cambia di giorno in giorno, è la cosa più inafferrabile che ci sia, diciamo, lo status. Cioè un giorno può essere riparo, un giorno dopo minaccia, poi diventa ogni giorno diventa qualcosa di nuovo, e lo diventa anche in assenza, anche quando i genitori non ci sono più, quando elementi della famiglia insomma non ci sono più, muoiono, rimane quella confusione, quell'incertezza, quel, se vogliamo, mistero. E quindi ora non mi ricordo, nella frase la contraddizione, poi qualcosa, un altro elemento che mi interessa molto è la non chiusura, perché questo è anche rispetto alle storie, cioè io ho un più vado avanti e più penso che la letteratura sia qualcosa più vicino al documentario, diciamo, quindi alla vita anche rispetto al tempo, e invece distantissima dal cinema, per dire, che ha delle regole molto precise, anche temporali. E tu conosci perché sei anche sceneggiatrice. No, io sono stata, ho fatto 2-3 film, pessima sceneggiatrice, proprio per questo, perché no, è vero, poi ho smesso. Sempre l'autocritica. No, però, cioè, non è autocritica così, non è una posa, è un capire qual è la tua direzione, qual è la tua attitudine, la tua natura. Allora, il mio essere una pessima sceneggiatrice veniva dal fatto di avere un'insofferenza per quelle regole che erano, capito, il personaggio, una cosa, la regola che mi repelle di più è il fatto che il personaggio lungo la storia deve imparare qualcosa, ci sono quei manualetti di cinema, deve imparare qualcosa alla fine della storia, oppure deve crescere. Ecco, allora invece io, rifiutando quella regola lì che fa di me una pessima sceneggiatrice, in qualche modo ho scoperto la mia invece natura, identità di scrittrice, perché come scrittrice invece mi posso permettere di non far crescere i personaggi, o meglio, io credo che nella vita non c'è un momento, cioè quella cosa del momento di crescita, non esiste, cioè uno cresce 3000 volte. Ah, aspetta. Mi è andato via il microfono. No, mi sa Teresa, aspetta. Ecco. Anche 1000 volte in una giornata, poi, cioè è un continuo andare avanti e tornare indietro, non c'è un momento in cui dici, bene, perfetto, sono cresciuto, sono diventato adulto. E questo, che nel cinema è molto più difficile, cioè impossibile da fare, la letteratura invece può farlo, può renderlo, questo continuo andirivieni, che è nell'essere umano. L'essere umano non, di fatto non c'è mai il momento, il passaggio all'età adulta, ci sono milioni nella nostra vita di passaggi all'età adulta e milioni di momenti in cui invece si torna indietro. È questo che io voglio raccontare, è questo che io non posso raccontare dentro le regole di una sceneggiatura, di una, sì, del cinema, della televisione, mentre invece la letteratura te lo permette. Ok, e tu lo fai benissimo, di appunto. Adesso, scusate, io, siccome io abbiamo tante domande da parte delle persone che vorrebbero chiederti, se sei d'accordo, lasciamo un po' la parola. Assolutamente.
che si sono prenotate e che io ho segnato. Quindi Anna prima, poi Federica ed Elisa e poi tutti quelli che vorranno intervenire. Allora diamo la parola a Anna. Allora, Anna, eccola. Questo romanzo è molto avvincente, infatti l'ho letto anch'io di corsa, per quello stile appunto molto corto. Un'altra cosa che ho notato è anche i continui sbalzi temporali, cioè dall'infanzia, poi riprendi l'infanzia, che rende ancora più avvincente la narrazione, no? Però una cosa che mi ha incuriosito è, innanzitutto è un'analisi straziante di una situazione personale, familiare, dolorosa, no? E mi sono chiesta, sì, adesso ho capito meglio, tu vuoi ritrarre il lato oscuro dell'umanità, no? In questo romanzo, ho capito bene. Però a cosa porta questo analizzare in modo crudele, crudo, spietato, questo aspetto oscuro dell'umanità? Ti ha dato un senso di liberazione, cioè, averlo rivissuto tutto, analizzato a fondo, cosa ti ha dato? Questa era la mia domanda. Sì, grazie. Guarda, non lo so, nel senso che non, ovviamente è molto, come dicevo prima, c'è molta manipolazione. E quindi è come se uno dice, ora io riporto in vita i miei genitori e pareggio i conti, cioè continuo quel dialogo che si è interrotto. Per me nel libro c'è anche tanto amore, perché dicevo, in realtà non è la figlia immersa nella colpa, immersa nel dolore. E quindi non è che è un'accusa verso il padre, assolutamente, cioè lei è peggio. È proprio, mi ripeto la stessa cosa, è un corpo familiare. È un corpo familiare e quindi appartiene a tutti, la colpa e il dolore. Poi, come scrittrice io sono interessata alla famiglia, perché penso che sia, diciamo, la nostra prima esperienza di potere. All'interno della famiglia ci sono subito, noi conosciamo e facciamo delle gerarchie di potere, c'è cioè chi in base alla conoscenza, c'è cioè chi conosce di più, chi sa di più. Chi sa di meno, quindi in genere gli adulti, può essere il padre, i bambini sono, diciamo, in coda. Quindi la prima esperienza di potere noi la facciamo lì, e è quella che ci forma, poi dopo ce la portiamo dietro nel mondo esterno, l'autorità, come ci rapportiamo all'autorità. Perciò è vero che a me interessa la famiglia, però la famiglia poi è un microcosmo, un nucleo per parlare della società. Poi io non so, rispetto a me stessa come lavoro personale, siccome ripeto, c'è invenzione e realtà, non distingo nemmeno più io. E quindi non ti so dire alla fine cosa mi ha dato come persona, non lo so, non so quanto, non me lo sono nemmeno domandato. Però veramente c'era molto meno di. Era poco, appunto, non essendo uno sfogo, non è che io dovevo liberarmi. Era una rappresentazione, un racconto. Quindi il passo avanti è come scrittrice, come il racconto di un certo mondo, ma come persona non lo so, magari io credo di essere rimasta. Cioè che questo, la mia crescita non è dipesa dal romanzo, ma è dipesa dal tempo che passa, come per tutti. E non è stato uno strumento di conoscenza, proprio perché non è stato uno sfogo, ma per fortuna, diciamo, la mia crescita dipende dalla vita reale. E quindi, insomma, da mia figlia, dai rapporti veri, cioè non è che si consuma o cresco attraverso il libro, ecco. Credo, oppure proprio non cresco. Bene, grazie. Adesso diamo la parola a Federica. Prego, Federica. Devi attivare il microfono.
Ok, eccola. Attivato. Fatto? Ci sentite? Ok, vai. Ciao Teresa. Allora, ciao. Innanzitutto, complimenti per la tua scrittura. Vabbè, a parte sei questo. Sei toscana? Sì, sono di Pisa. Ah! Infatti, si sente un po'. Anche se sono 20 anni a Milano, ma... si sente. È sempre uguale. No, volevo chiederti un paio di cose. Allora, innanzitutto perché proprio in quel momento hai deciso di scrivere questi fatti della tua famiglia, al di là che fosse romanzo oppure fantasia o realtà. Sì, sì. E poi una cosa sul titolo, perché secondo me La più amata, cioè, rispecchia un po' quello che hai detto prima, cioè una cosa è realtà e una cosa è desiderio. Cioè la realtà, nel senso la più amata, anche un po' la più viziata, tra virgolette, perché sei vissuta o hai romanzato, insomma, la protagonista è vissuta negli agi, e nelle ricchezze, insomma, in una realtà abbastanza ricca, no? E dall'altra il desiderio di essere proprio la più amata dal padre, dalla madre e anche dal fratello, vabbè, si vede meno nel romanzo. Sì. Io l'ho inteso così, volevo sapere se era una perfetto cosa vera. Anche quello fa parte mia opinione. No, è giustissimo, nel senso che la voce narrante ovviamente è inattendibile, è mitomane. Sì. E quindi è la più amata, è un desiderio, cioè lei si rappresenta, si sente la più amata. Mm. Piano piano nel romanzo ti rendi conto che questa poveraccia non se la fia nessuno. Cioè, è sola, sono tutte scene in solitudine, dove lei è incompresa. E cioè, sono tutte parole quelle che lei dice, che lei è la migliore, che lei, tutti le vogliono bene, tutti si innamorano di lei. Cioè, se tu vai a contare poi i fatti, oltre a le scene, diciamo, di gruppo, su tutte, sta poraccia è sempre da sola, in cucina, quando non c'è la piscina, è da sola nella sua stanzetta, e lì avviene tutta la sua vita, cioè è un personaggio che sta totalmente ai margini della famiglia, ai margini della società, e però si continua a raccontare a se stessa e agli altri come perché qui, perché là, perché tutti invece lei è la migliore, lei è ammirata, e non è vero, perché i fatti ti raccontano completamente un'altra cosa. Allora anche lì che succede? Che c'è qualcuno che invece la segue, perché si fida di questa voce narrante, e quindi ti infastidisce. Dici, ma guarda tu, io devo raccontare, se io devo sentire il delirio di questa che ci racconta quanto è bella, quanto è ricca, quanto è, perché si fida, mentre invece tu non ti devi fidare mai di questa poveretta, perché questa poveretta, cioè, è sola e non è niente di quello che dice, non c'è nessuno che si innamora di lei, non c'è un padre che la rende reginetta di niente, e non c'è una madre che la mette al centro, non c'è niente di quello che lei dice. E quindi anche qui il fastidio deriva l'incapacità potrebbe essere anche mia, però nel momento in cui non si coglie quello stacco lì, fra quello che racconta lei e la realtà, nel momento in cui non ci si rende conto che quella voce è una voce di una disperata, è completamente inaffidabile. Bene, grazie. Adesso volevo chiederti qualcosa Elisa. Prego Elisa, devi attivarti il microfono. Mi sentite? Sì, ciao. Ok, ciao Teresa, grazie innanzitutto. Complimenti, grazie, proprio bravissima. Grazie. Allora, io voglio chiederti questo. Adesso, per esempio, per il premio Strega, i candidati sono Bazzi, che è un'autobiografia magari un po' romanzata. Il ragazzo italiano, autobiografia, tra l'altro, della mia Milano, quindi mi è sembrato di ascoltare il mio papà. Quanto, secondo te, anche nel tuo libro, appunto, spunto autobiografico al di là della manipolazione, ma quanto, secondo te, il discorso autobiografico è essenziale affinché il libro prenda veramente? Perché per me è così. Cioè, alla fine vado a leggere e dico, ecco, questo libro mi ha preso. Caso vuole, è sempre un'autobiografia, qualche cosa che poi voi con la vostra arte lavorate, rilavorate, però c'è da dire anche senza lo spunto autobiografico, secondo te?
Sì, secondo me sì, perché c'è tanta invenzione, però questa strada della letteratura, dell'autofiction, in realtà dà tanto spazio all'invenzione, cioè paradossalmente uno mette più autobiografia nei romanzi dove parla di altri personaggi, e allora è diciamo un motore interessante, è un contenitore interessante, perché tu ti esponi e allo stesso tempo puoi inventare. Poi dopo ci sono vari gradi di esposizione. Vabbè, io sono fan, grande ammiratrice di Jonathan Bazzi, l'ho presentato io allo Strega perché lo trovo un libro straordinario. E lui, insomma, anche lì si racconta con una verità, con anche una cattiveria, non c'è mai indulgenza. Però ovviamente stiamo parlando di un grandissimo scrittore, e anche lì hai tantissimo a togliere. È interessante dove lui mette il fuoco, nel senso, nel momento in cui lui parla della sua diagnosi, quando gli dicono che è AIDS sieropositivo, lui liquida questa diagnosi in due righe. Ma allora, quella non è perché lui non riesce a raccontarlo, è perché lui oggi diciamo, il racconto di quella cosa lì ha una drammaticità diversa da quello che poteva essere 30 anni fa. Quindi è molto interessante vedere dove mette il fuoco la nuova generazione. E si vede, cioè, per lui è molto più urgente l'amore, l'identità sessuale, nel senso più di rapporto, di interazione, insomma, per scoprire se stesso. Però la malattia in fondo è l'ultima cosa. 30 anni fa questo sarebbe stato un racconto che avrebbe avuto completamente un'altra struttura e un altro ritmo. Non so se ho risposto tanto alla domanda. Elisa, risposta. Grazie, grazie. Sì, sono allora, assolutamente d'accordo. Se qualcun altro ha qualche domanda di voi. Sono alzata di Giuliana. Ok, perfetto. Allora Giuliana, prego. Devi attivare il microfono. Eccola. Adesso posso parlare. Prego. Salve. Allora, io ho comunque apprezzato il libro, l'ho letto volentieri. Piace comunque. Sì. No, il comunque significa, perché adesso dico invece che... Ma lo so, ho capito. Stava arrivando lì. Vabbè. Andiamo. È annunciata la staccata. Vai. Vai. Scrittura che mi è piaciuta, quello che hanno detto le altre sono d'accordo. Vai, vai, vai. Vai dritta. Allora, mi chiedo qua. Si è parlato di questa bambina, a me non ha disturbato seguire la storia di questa bambina che racconta sempre di sé. Mi ha lasciata perplessa, mi ha fatto dire povera disgraziata, ma come le hanno distrutto l'infanzia. Ma che famiglia disastrata. Quindi, casomai, potevo provare un po' di pietà per questa bambina qui. Ecco, quindi è vero che il discorso che facevi tu sulla famiglia e su questa bambina che in fin dei conti è sola, lo si vede benissimo e lo si segue molto bene. Allora, però, a questo punto qua, io mi sono chiesta, ma perché dare dei nomi precisi e non dei nomi fittizi? Cioè, questi genitori, almeno per salvaguardare il ricordo dei genitori nel mondo, no? Come dire? Ecco. Allora, io ho fatto una cosa brutta. Va bene? No, nel senso... no, io so, ovviamente se c'è un al di là i miei saranno molto arrabbiati con me. Però per me là dentro c'è anche grande amore. Dopodiché faceva parte dell'esperimento letterario
ovviamente io non avevo messo in conto, cioè per me questo libro avrebbe avuto un pubblico di 10 persone come i miei libri precedenti, quindi diciamo quella cosa del quando è diventato un libro letto da un pubblico più vasto, per me ecco, quello è stato non calcolato e quello è stato per me molto anche faticoso, però un discorso a parte. Allora sicuramente sono stati responsabili, nel senso perché non ho calcolato questo, però e rientrava in questo diciamo gioco di verità e finzione. Anche mi interessava un altro, quello che si fa in genere dei morti è sempre un santino, un'idealizzazione, perché è normale, perché finalmente ce li possiamo raccontare, li possiamo in qualche modo depurare di tutti i difetti, e dopo un po' diventano le persone che più ci hanno amato nella vita, che più ci hanno capito, e i padri migliori, le madri migliori, i mariti migliori, e quindi questa che mi sembra quasi un obbligo sociale, quello della memoria, di un certo tipo di memoria, che in qualche modo Photoshop, perché non c'è nessuno, che tanto non c'è la realtà, e quindi tu puoi sistemartelo come vuoi, per bene. Invece io volevo raccontare di una memoria che non... sì, che distrugge in qualche modo, che non ha, questa famiglia la stermina, è un atto di distruzione totale. Però, ecco, per me è molto importante il fatto che la figlia non è che si tira fuori, non è che dice mio padre fa schifo, anzi, la figlia adora il padre, la ragazzina adora il padre, e non prende mai le distanze dal padre. Perché lei replica quell'atteggiamento che non va, quei difetti, li fa propri. E quindi per questo dico la ragazzina è la peggiore nella storia. È un meccanismo anche di responsabilità, quello di non... cioè di prendersi... ora, io questo è un discorso anche personale, però voglio dire, nel momento in cui noi... Cioè io non è che ho preso le distanze, non so, dai miei genitori, o ho rifiutato per dire l'eredità, poi non è chissà che eredità, però anzi io posso, cioè ho preso tutto dalla mia famiglia, quindi io vengo da quella famiglia, e se c'è una colpa io faccio parte di quella colpa. È stato un modo di raccontare quello che... in un certo momento in Italia un certo tipo di borghesia ha fatto, e ci sono anche dei momenti di grande amore, di grande tenerezza, però c'è tantissimo rimosso, tanto ora autobiografico, per esempio, è tutta la vicenda quella della cura del sonno. La cura del sonno, ma infatti io dopo questo libro ho avuto molti problemi, non posso praticamente più tornare a Orbetello, perché hanno preso il libro molto male. Allora, io però invito a una riflessione. Hanno preso il libro molto male, va benissimo, d'accordo, perché loro hanno fatto il santino del professore, di tutti, però questo professore che io ho amato, mio padre, io l'ho amato tantissimo, lo amo ancora nel ricordo, però... A un certo punto decide di fare la cura del sonno, decide di addormentare la moglie per un anno, ok? Cioè tu sospendi la vita di una persona per un anno, e che è una cosa di una violenza mostruosa. È vero, infatti l'abbiamo notato. Ecco, e non cioè più, e basta questo per raccontare una generazione, un tipo di uomo, un tipo di famiglia, perché nella famiglia nessuno ha detto niente, cioè quella è stata percepita come una cura, ma non solo dalla famiglia, dal paese, cioè c'era un intero paese che diceva sì, lei siccome è depressa, il professore, il marito ha deciso che deve dormire per un anno, e questa è una cosa, la cura del sonno si faceva, a parte si faceva in clinica, e venivano addormentati, erano dei casi gravissimi, tossicodipendenza, di depressione, venivano addormentati per un mese. Allora, addormentare una persona un anno,
è qualcosa di incredibile. Quindi io mi stupisco di delle persone, per esempio, che in qualche modo c'erano. Anch'io c'ero e anch'io mi faccio carico della colpa, perché per esempio io avevo dimenticato che era un anno, perché non abbiamo mai parlato con mia madre. Quando ho cercato di rimettere i pezzi insieme del passato e di tutto, quando chiedevo alle persone, all'inizio ho fatto anche una ricerca, e tutti mi dicevano, no, quell'anno che tua madre ha fatto la cura del sonno, come riferimento personale. Quindi alla fine io ho detto, ma quanto ha dormito? E tutti mi dicevano, no, un anno. Normalmente, perché appunto il professore aveva deciso che il bene della moglie era quello di farla dormire un anno. Quindi tu leggi in un libro che, anche se l'hai dimenticato, perché io figlia avevo 5 anni, poi nel libro lo sposto, faccio che ne abbiamo 7, e quindi io non ho ricordato, lei non me l'ha mai ricordato che era. Io mi ricordavo della cura del sonno, però avevo dei flash, anche mio fratello, non ho mai saputo questa cosa di un anno. Ora certo, avevo 5 anni, non avrei potuto dire niente, però in qualche modo io mi sento, quando io ho scoperto che era un anno e mia madre era già morta, e io mi sono sentita parte di questa colpa, perché non ho fatto domande, non ho recuperato quella memoria lì, e sicuramente avrebbe cambiato qualcosa. Cioè, mi sono sentita in colpa anche del difetto di memoria, appunto, di non aver ricordato, che invece era qualcosa di prezioso da custodire, che avrebbe cambiato i miei rapporti, soprattutto da adulta, con mia madre. Allora, però dico, un paese che ha partecipato, che c'era in quel momento, che ha partecipato, che ha vissuto quella cosa lì di una violenza mostruosa, fatta da un uomo anche con, cioè anche lui non aveva probabilmente tutta questa, cioè la trovava giusta, ecco. Allora, però un paese che dovrebbe reagire e dire, ma insomma, noi eravamo lì, è successo questo, no, invece sono io la persona schifosa che ha raccontato tutto questo, cioè non è servito come esame di coscienza per tutti, in fondo, no, è stato un modo per dire lei che cosa, insomma, racconta una cosa che non si doveva raccontare, eccetera eccetera. E mi stupisce tantissimo la difficoltà delle persone di farsi carico proprio delle responsabilità, perché siamo tutti a pari livelli responsabili di queste piccole grandi tragedie quotidiane, violenze che ci capitano vicino, che sono prossime a noi, veramente molto più di quello, e dobbiamo rendercene conto che non siamo estranei, non siamo lontani a quello che da questi avvenimenti. Teresa, scusa, io volevo aggiungere una cosa a proposito di questo argomento, perché ne stavamo parlando poco prima che tu ti collegassi sulla cura del sonno, che è questa violenza pazzesca. Ma tu sei riuscita a descrivere le sfumature psicologiche di queste due persone, Lorenzo Ciabatti e la moglie, in un modo incredibile, perché quello che io ho tratto è stato, cioè, questo uomo ha chiesto alla moglie di non lavorare, di occuparsi dei figli, cioè l'ha un po' snaturata, diciamo, perché... Certo, okay. Sì, poi non gliel'ha chiesto, anche okay. Lì non c'è niente di chiesto. Andava lui. Però quello che voglio focalizzare è la tua capacità, perché io quello che ho tratto in finale da questo rapporto è che poi la malata sembra lei, ma in realtà è lui. E lei fa le spese di questo uomo che non si fa scrupolo di andare in macchina velocissimo quando lei ha paura, e tante altre cose, o di fare altre cose al di fuori del matrimonio, eccetera. Però, ovviamente sono scene inventate, però rappresentative. Ovvio, però io quello che ho tratto, e spesso capita che le persone che sono un po', diciamo, aggressive o manipolatorie, eccetera, fanno poi del male all'altra, che in teoria invece subisce, diciamo, le patologie di questa persona. Ecco, questo reso nei dialoghi e nelle figure, secondo me è una cosa che hai saputo fare molto molto bene, perché viene fuori proprio dal romanzo, e non sì, è facile. No, tra l'altro
altro è interessante il fatto che mia madre, sempre, perché questo è autobiografico, veniva da una famiglia molto povera e orfana di padre, e quindi mia nonna si era molto sacrificata per farla studiare. Cioè era stato un sacrificio economico e il suo sogno, cioè ha fatto medicina, si è specializzata, era veramente molto brava, è entrata un'equipe molto importante a Roma, quindi era una donna di grande consapevolezza, laureata in medico, perciò questa donna moderna e anche con gli strumenti professionali per capire cosa le era stato fatto, eppure non ha avuto la forza di ribellarsi, eravamo negli anni 70, quindi anche lì, cioè, fa paura il fatto che negli anni 70 comunque non bastava solo lo studio e la consapevolezza per dire mi ribello, per dire ora io sì, mando cioè, c'era comunque la convenzione che era più forte, la voglia di tenere insieme una famiglia, nonostante questo, e appunto, cioè, ma in mezzo non c'era una persona, c'era una persona completamente consapevole, mia madre. A proposito di Santino, non solo dalla morte di mio padre, lei si è costruita un uomo meraviglioso, che e infatti non ha mai parlato, non si è mai raccontato queste, perché noi ricordavamo sprazzi, questi invece proprio azioni di violenza, di manipolazione, perché poi quando è morto lei se l'è raccontato come meglio poteva, però è interessante che era troppo presto, gli anni 70, per dire io, nonostante sia un medico, non so, cioè ora quella appunto anestesista, dopo un anno si sveglia e non capisce quello che le è stato fatto. Certo. Lo capisce come, però non ha la forza di ribellarsi a proprio delle così all'istituzione borghese, quindi ripeto, alla famiglia, all'idea dei figli che devono crescere in un non ce l'ha, e quindi tiene tutto dentro pur di portare avanti, poi facendo delle ribellioni minuscole che contenevano grande aggressività, e quindi lì però è stato tutto dirottato, non è stato mai dritto per dritto. Anche questo secondo me era interessante per raccontare un'epoca a livello più è un contesto, no? Sì, ma a livello più, se diciamo, non fosse stato Orbetello ma una grande città sarebbe andata diversamente. Era anche quel tipo di contesto, di paese, di... Beh, sì, qui in più c'è un paese che è in qualche modo a conoscenza, quindi in fondo responsabile. In più, no, dico, se tu lo allarghi, no, anche alla storia, alla cronaca, ci sono certi eventi, poi sullo sfondo c'è la P2, insomma, tutti i misteri italiani, se vogliamo, che non hanno avuto risoluzione, non sappiamo niente, no, dei veri colpevoli. È un po' è questo, cioè la moglie addormentata per un anno, in fondo rappresenta questo, rappresenta un popolo che non saprà mai e che viene messo così all'oscuro, viene in sospensione e che quindi non si risveglierà mai. E certe cose non le saprà mai, non aprirà mai gli occhi, ecco. E questo, anche questo mi sembrava molto rappresentativo, più di dire quello è stato coinvolto nel... cioè è un'azione umana, familiare, intima, che rappresenta, può rappresentare veramente un momento storico e politico. Cioè, possiamo dire che Orbetello è un po' il microcosmo che però riecheggia tutto questo aspetto sociale che c'è dietro di quei tempi, no? Perché poi in realtà la magia tua, proprio di mettere realtà e finzione, io conosco quei luoghi perché ci vado da quando sono bambina, ma Veronesi ci veniva veramente, ok? Quindi, ragazzi, cioè io leggendolo mi sono proprio strabiliata, perché a parte che tu hai una cura per la descrizione dei luoghi, cioè quando tu vai a Porto Ercole vediamo proprio
questo paesino, cioè io lo vedo, mi sembrava di essere direttamente lì, no? Però in realtà è perché per Roma è un grandissimo punto, è una dépendance di Roma alla fine, quella. Certo, e ma quindi non so... anche gli aspetti politici si vivevano anche in vacanza, e questa cosa tu nel libro la denunci. Sì, ma no, ma poi tu c'hai sempre l'immagine appunto da vacanziero di quel luogo lì meraviglioso, del... infatti quando io dicevo, io ho fatto le scuole medie a Porter, quelle tutti pensavano, ma che cosa meravigliosa, tipo Miami, no? Noi facevamo, ci faceva beach volley sulla spiaggia, capito? Mentre invece ora era tipo Bronx, altro che Miami, perché c'era questa micro comunità di pescatori, erano tutti figli di pescatori, poi tra l'altro imparentati tra loro, è un paese minuscolo, cioè eravamo, cioè Orbetello in confronto era una metropoli. Certo, quindi, perché la realtà è quella, cioè la cittadina Orbetello rispetto a quello che sono i Porter. E quindi, quando io sono andata a Porter, mi sono ritrovata alle scuole medie con questi ragazzini di 11 anni, che avevano già avuto tutte le esperienze possibili, cioè come se fossero già diciottenni, quindi c'era un livello di degrado, per questo dico Bronx, e allora infatti appunto nel libro lo racconto a proposito di simboli, no? Che ancora non avevo, perché la scuola media era su in un posto bellissimo, su un'altura e da, in cima, e dalla scuola tu vedevi tutto il paese, tutto il mare, addirittura l'isolotto dalle finestre della scuola, una cosa meravigliosa, in mezzo a un bosco, però ancora non avevano fatto la strada per arrivarci con la macchina, quindi per esempio tutti andavano tranquilli, sai, un paese. Mia madre mi portava con la macchina e mi doveva lasciare in fondo al bosco, e tu facevi tutta la strada, le scalette per salire nel bosco, il viottolo e arrivavi a scuola. Ora, per me quella stradina del bosco è stata, diciamo, la strada della mia crescita, perché in quel bosco succedeva, vedevi qualsiasi cosa, certo, ma veramente qualsiasi cosa di degrado, e quindi è molto, insomma, se vogliamo anche comico, no? Questo contesto di meraviglia totale, perché non è tutto, affacciavi alla finestra della scuola e c'avevi proprio tutto il mare davanti, è una cosa incredibile, luce e ombra invece... anche qua, no? Luce e ombra, esatto. E invece dentro, e poi l'altra cosa stupenda, poi lascio la parola se qualcun altro, sì, che la persona di Orbetello si sposta nella villa estiva al Pozzarello 4 chilometri. Facevate questo viaggio e vi spostavate nella villa, cioè, certo, cosa, ma perché succedeva veramente questo? Certo, capito? Ma tu pensa che il mondo ristretto, poi, capito? Quindi il viaggio, il grande viaggio era 4 chilometri, e perciò però non so, l'ho sempre, secondo me erano simboli, a parte il bunker sulla piscina, sotto la piscina, che era veramente e, però dico, mi sembravano cioè dei simboli molto preziosi per un materiale letterario, ecco, certo. E per esempio una cosa che non ho messo nel romanzo e di cui mi sono pentita, perché è una scena vera bellissima, è che mio padre, appunto c'era questa villa, però villa bellissima, insomma, però molto cafona. Quindi immaginate, molto cafona, poi anni 70, quella moquette celeste, attenzione. Beh, la moquette era un must. Sì, poi che doveva essere una specie di moquette di continuazione col mare, un incubo! e già, quindi molto, molto cafona, e con queste porte anni 70 blu, che c'era una specie di fulmine di specchio, ma incredibile, incredibile. Okay. Io ho le foto, però purtroppo la casa è stata venduta. E una di queste cose cafonissime, meravigliose, che c'erano, mio padre faceva collezione di uccelli d'argento, prevalentemente, insomma, volatili, no? Quindi c'erano, ma grandi, così, tutta questa collezione d'argento, che stava sopra un mobile.
Ancora, ma mi è rimasto un pulcino, mi è rimasto, vabbè, grande quell'acido. E cioè, c'erano tutti questi animali d'argento, questi uccelli d'argento. Io mi ricordo che stavo in salotto con tutte le vetrate spalancate. Arriva lui così col suo piglio, vede che c'è un nuovo uccellino nella collezione, quindi si avvicina, lo prende, poi un occhio incredibile, no? Lo prende con la mano così, lo rivolta per vedere la percentuale di argento di questo nuovo pezzo, non vede niente, lo rimette lì a posto, l'uccellino prende il volo, perché era un uccellino vero che si era messo in, in mezzo agli altri, entrando dalla finestra. Allora, e mi sono pentita tantissimo di aver messo questa scena, questo ti racconta una cosa, ti racconta prima di tutto un essere vivente, cioè cosa significava stare nella, in quella stretta di mano, nella mano di quell'uomo, pensa che doveva essere, perché quell'uccellino ha smesso di respirare e lui l'ha messo. Esatto, l'ha potuto rimettere lì al posto preciso, capito? Quindi tu pensa, e l'energia, la forza proprio che trasmetteva quella stretta lì, e poi il fatto di guardare la percentuale d'argento, che era una specie di fissazione, no? Questo volere che tutto intorno a lui, quindi soprattutto la famiglia, fosse argento e noi non lo siamo mai stati, quindi siamo stati noi figli sempre una delusione, perché soprattutto io mi sono sempre ribellata, non ho mai avuto la mia percentuale d'argento, però c'è stata sempre quell'attesa del dover essere adeguati, cioè ci venivano dati tutti gli strumenti per crescere come i migliori, mentre invece mancava tutta un altro pezzo. Però questa è una storia di, è la storia della borghesia italiana di quegli anni e i danni che ha fatto. E noi siamo una cosa, sì, a proposito degli uccelli, mi viene in mente, sì, invece nel romanzo, che a un certo punto mi pare che fosse come regalo di nozze che la mamma riceve una gabbietta con dentro l'uccellino impagliato. Esatto. Sembra quasi che sia un preannuncio di quello che sarà, esatto, la vita di questa, sì, ragazza. Ma siccome mi ero inventata l'uccellino impagliato, poi alla fine ho tolto la scena vera dell'uccello, perché c'erano troppi uccellini nel romanzo, e quindi ho sacrificato quello vero, che sicuramente era più bello del simbolo dell'uccellino impagliato inventato, perché era tutto troppi uccellini e quindi ho sbagliato a proposito di sottrazione. Bene, direi che ci hai dato una panoramica molto esauriente di questo romanzo. Io ti ringrazio tanto, perché grazie a voi. L'autore ci svela anche il suo punto di vista, cioè la lettura anche diventa più completa. Io chiedo soltanto una cosa. Prego, certo. Allora, questo incontro mi ha molto commosso, perché voi avete avuto una tenerezza veramente rara. Ecco, basta, non dico altro. Allora, Teresa, possiamo pensare che ci verrai a trovare ancora? Prossimo romanzo. Sicuro! Allora, il nuovo romanzo esce a gennaio, io sono subito vostra. Davvero? Guarda che ti abbiamo registrata, eh! Assolutamente. No, veramente, a parte la lettura che avete fatto e tutto, però c'è stata una grazia, una tenerezza, insomma, che non è facile da trovare. Quindi grazie veramente. Guarda, grazie a te davvero, e poi non so se qualcuna vuole dire qualcosa, potete aprirvi il microfono e salutarla, e comunque veramente ti prendiamo in parola e ti aspettiamo. Ah sì, assolutamente. Anche se vuoi venire di persona quando non ci saranno più queste restrizioni, certo. Siamo in biblioteca segrata. Certo, assolutamente. Anche dal vivo. Guarda, io non so quando, a gennaio... sarà uno dei primi incontri che faccio. Grazie, guarda. Tanto Marta, contatto, così ci sentiamo e volentieri ti ospitiamo. Manuela, posso chiedere una cosina? Certo. Sì, una cosina al volo, eh? Una cosa magari personale. Sì. Ma tuo fratello come ha preso la stesura di questo romanzo? Come gli abitanti del paesello, oppure ha apprezzato?
No, pensa che lui non ha ricordi dell'infanzia e lui ha apprezzato tantissimo, perché lui mi ha detto: tu mi hai restituito l'infanzia. Io dico: mo non lo prendere alla lettera, però, perché è molto inventato. E poi mi ha detto, e poi mi ha fatto ridere, perché noi era un periodo che non ci parlavamo. Allora lui mi ha mandato un'email, io non gli avevo detto nemmeno che uscì, insomma, ero terrorizzata. E lui ha visto che era uscito il romanzo, se l'è preso, se l'è letto, così, mi aveva un'email dicendo bellissima, eccetera, eccetera, e poi mi ha scritto: che bella quell'idea di apertura, di quell'invenzione di papà che sequestrato per un giorno. E dico: beh, veramente quello è successo, davvero. No. No, sì, quello per esempio era vero, capito? Era stupendo che lui non se lo ricordasse, anche lui non ci ha capito niente, ha detto: io non lo so. E io dico: vabbè, prendilo, insomma, per... Che poi è un po' la legge del contrappasso, cioè lui ha sequestrato la moglie a letto per un anno e lui è stato sequestrato a sua volta, cioè... Per un giorno. Però... Insomma. Va bene, Teresa, grazie di tutto. Grazie, buon lavoro. Ti metteremo a disposizione poi il video che caricheremo su YouTube, così te lo puoi tenere. Ok, e poi grazie. Ci vediamo a gennaio. Sì, perfetto. D'accordo. Grazie mille. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Davvero. Ciao a tutte. Grazie. Ciao. A presto. Grazie di cuore. Ok. Bene. Ora io me ne devo.